responsabile, credo, di un'associazione di familiari storica ormai dell'Emilia Romagna che ha prodotto Magna. Della Romagna! No, vicepresidente di Ravenna. Di Ravenna. Porte aperte. Che sta in Dalmazia naturalmente. Colgo l'occasione per dire che vi saluta il presidente Paolo Svegli, che aveva piacere di essere presente, ma avendo parecchi impegni a mezzo sono venuto soltanto io. E, no, io avevo piacere di venire e vi ringrazio perché adesso ho la parola. Per me è stato molto, io partecipo sin dall'inizio, non dalla Costituzione, la famosa Costituzione di 10 anni fa, successivamente ho partecipato perché trovo molto utile il forum e a noi ha dato forza. Io vorrei restare abbastanza sui quesiti, gli interrogativi che ha posto la Giovanna del Giudice e poi anche altri. E intanto mi permetto di chiedere, visto la debolezza complessiva che viene manifestata dal momento che stiamo peggio di 10 anni fa, chi è che è familiare? Può per favore alzare la mano? 3, 4, 8, 10, una decina. Non siamo molti. Beh, siamo poco più di 100, 10%. Non potete fare il governo, questo è non possiamo fare il governo. Però la prossima volta prenderete il 100%. Ma io volevo dire la mia velocemente, telegraficamente, perché siamo andati indietro? Secondo me anche per le ragioni che diceva prima Benevelli, ma anche perché lo constatiamo tutti i giorni, perché ci scontriamo contro un muro tremendo, perché c'è un forte dominio della farmacologia. C'è un forte dominio dell'apparato, degli operatori che oltre alla terapia farmacologica non riescono ad andare. Per cambiarli è difficilissimo. Basti pensare, siamo messi male, perché il 90% degli utenti italiani ha soltanto la psicoterapia, ha l'intervento solo a livello biologico, solo il 10% ha l'intervento biopsicosociale e quindi il 10% è poco, pochissimo, tenendo conto che in questo 10% c'è Trieste e qualche altra realtà. Io, e poi c'è una cultura dominante che mi spaventa. Io leggevo giorni fa qualcosa che avrebbe detto il Tribunale dei diritti del malato, cittadinanza attiva, e ha fatto un rapporto nazionale, rapporto Audi 5 nella salute mentale, realizzato da cittadinanza attiva Tribunale dei diritti del malato nel 2010. Emerge in generale una situazione discreta. Se il Tribunale del diritto del malato, cittadinanza attiva, che ci è abbastanza vicina, dice queste cose, ma immaginate quante altri che sono più lontani cosa possono dire. Non solo, ma dice, seppure con evidenti contraddizioni, i servizi di salute mentale in Italia sono di qualità dignitosa. Questo è cittadinanza attiva, che spesso è venuto anche a qualche nostra iniziativa, o noi a loro. Ecco, se cittadinanza attiva ha questa posizione, noi ci siamo scontrati, adesso molto meno, con istituzioni, partiti, sindacati, cooperazioni, sono tutti allineati a questa concezione, che i malati mentali devono fare la carriera di malato mentale e la psicoterapia, la psichiatria, deve stabilizzare queste persone perché o sono troppo depressi o sono troppo agitati. Questo è il prevalente che abbiamo oggi noi in Italia. E io sono d'accordo con la Maria Grazia. Noi dobbiamo incazzarci, urlare, come diceva anche prima Beppe. Poi c'è anche dell'altro. Dobbiamo ammettere, qui forse autocritica ne abbiamo fatto poco. Abbiamo fatto molto, per me
per il Porte Aperte, per Ravenna, è stato molto utile, ma noi non siamo riusciti a fare cultura, l'abbiamo fatta in maniera molto limitata, non siamo riusciti a fare movimento. Io capisco che siamo un foro, però un po' di rete, visto che adesso va di moda la rete, dobbiamo cominciare a farlo anche noi molto di più. Poi non dobbiamo il peso metterlo tutto sulle spalle di Trieste, dobbiamo vedere anche il coordinamento. Non siamo riusciti a fare da esempio. Trieste ha fatto sempre da esempio, ma non è che può sempre fare da esempio in tutte le province d'Italia. Forse è un po' in calo il faro di Trieste, perché c'è molto complessità nella psichiatria italiana. E poi siamo pochi interlocutori, stiamo troppo a casa nostra, dobbiamo incalzare e incalzarci molto di più. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, come crescere? Io sono convinto che dobbiamo partire dalla realtà, perché non si può mai non partire dalla realtà, non troppo dall'ideologia o da posizioni schematiche, come forse ci sono sentiti anche prima. Partiamo dalla nostra realtà, dalle nostre province, dai nostri centri di salute mentale, dalla situazione delle persone. Secondo me non dobbiamo, non lo facciamo più da un po', attardarci sui modelli, non produce granché. Quello che produce invece è essere convinti che deve cambiare il rapporto fra utente, famiglia e servizio, e operatore, e psichiatra. Deve essere un rapporto alla pari, un rapporto dello stare assieme. Diversamente l'utente non ha fiducia di una persona che ha il camice o si mette dall'altra parte, o un atteggiamento distaccato, o mancanza di affetto, o mancanza di fiducia. E poi obiettivi, poniamoci degli obiettivi. Abbiamo a volte degli slogan, dobbiamo calarci di più degli obiettivi. Quali percorsi? Secondo me la formazione dobbiamo svilupparla molto di più, tutti. L'organizzazione va modificata, dobbiamo essere dinamici, non possiamo essere statici. E dobbiamo costruire quella triade che tu, Beppe, dicevi a Imola in un'occasione di un corso di formazione. La triade è la famiglia, è l'utente, è il servizio. Se non c'è questo, non si risolve il problema di innestare un processo di percorso di guarigione personale. Grazie, questo soprattutto in altri. Per fare questo ci vuole soprattutto negli operatori, ma anche negli utenti, anche nei familiari, la convinzione vera, che invece non c'è. Noi abbiamo ancora oggi persone che si dicono basaliane e che pongono il problema della privacy o il problema del segreto professionale. Siamo agli antipodi del fare scelte in maniera costruttiva e seria. Il terzo punto e poi vado a finire. Per essere protagonisti vuol dire cambiare, ma anche di modo un po', per fortuna un po' più in là. Cambiare non vuol dire fare delle cosette per avere un fiorellino all'occhiello. Cambiare vuol dire fare della lotta, vuol dire modificare delle situazioni. Io porto un esempio positivo di Ravenna. Noi, grazie anche a Trieste, noi siamo stati a Trieste, siamo un'associazione che si è cresciuti rapidamente negli anni 90 e poi abbiamo cominciato a porci questo obiettivo. Non accettiamo più che i nostri figli siano in carriera di malato mentale. Visto che qua e là ci dicono che è possibile cambiare, è possibile un percorso di guarigione o di miglioramento, noi vogliamo questo. E siamo riusciti ad ottenere, guardate che non è poco, con un lavoro capillare, abbiamo incassato tutti gli interlocutori possibili, anche l'arcivescovo di Ravenna.
siamo riusciti a far cacciare il direttore del Dipartimento di Salute Mentale nel 2005, uno che era il capo di una situazione molto chiusa, molto arretrata e molto impegnata sul farmaco ambulatorio ricovero. E poi siamo riusciti anche ad ottenere un direttore nuovo che aveva, era stato suggerito da noi, e è la dottoressa Paola Carozza, che non so se qualcuno di voi conosce. Avevamo sentito anche Trieste, ma Trieste forse era difficile avere presenza di qualche personaggio a Ravenna. Fatto sta che poi è venuta la dottoressa Carozza, e la dottoressa Carozza, anche lei, la posizione, lei dice, anglosassone, ha fatto la scuola di Boston. Comunque il problema è che se fai solo l'aspetto biologico non risolvi niente, devi fare anche l'aspetto, una presa in carico che tenga conto anche l'aspetto psicosociale, e questo piano piano si sta facendo, troppo piano purtroppo. Si sono deistituzionalizzate decine e decine di persone, però andiamo troppo piano, sapete perché? Perché soprattutto negli operatori ci sono fortissime resistenze, un po' è quella cultura generale che dicevo prima, ma un bel po' è che per 20 anni hanno lavorato in quella maniera che dicevo prima, farmaco, ambulatorio e corpo. E adesso, nonostante montagne di formazione, nonostante un rapporto molto coinvolgente familiari e operatori, c'è la maggioranza degli operatori che continuano a opporre resistenza al cambiamento. Ci vuole la motivazione che si compra al mercato, e spesso purtroppo la motivazione c'è relativamente. Poi c'è un'altra cosa che è rivolta al sindacato. Noi rischiamo di metterci in litigio col sindacato, perché abbiamo degli operatori i quali considerano una posizione nell'ambito del centro di salute mentale o del dipartimento di salute mentale un posto di lavoro. Io capisco che tutti vogliamo avere un posto di lavoro, ma un posto di lavoro da un'altra parte è diverso da un posto di lavoro nella salute mentale. Ti rapporti con una persona, allora o tu entri in feeling con la persona o sei di qualità, perché la qualità si può anche mettere insieme, si può studiare, si può formare, e quindi fai parte di un'equipe, fai parte di un sistema. Se invece tu dici no, io non faccio una formazione, quello del dottoressa Carozza dice ti richiamo, è intervenuto il sindacato della UIL, e il quale ha diffidato il quale ha diffidato la dottoressa Carozza da fare qualche cosa contro quel lavoratore. Vabbè, per farla breve, se no niente, voglio dire che noi abbiamo poi non puoi dire. Abbiamo anche poi. Ho detto, ma no, come qualità della. Perché hai detto talmente cose importanti che è difficile dire di più. Voglio. Sì, ma tu lo so che puoi dire anche. Dico qua di più. I limiti del pubblico sono tali per cui siamo costretti a fare integrazione col privato. E vi informo, forse tu lo sai, noi stiamo facendo un progetto con Coleman per avere un intervento. Sta diventando un sassofonista, devi anche spiegare questo. Coleman lo sanno tutti. È sassofonista. Ron Coleman è un personaggio che ha attraversato la malattia mentale e oggi è diventato talmente esperto che va in giro per il mondo a parlare della sua storia, e ha scritto anche un libro, Guarire dal male mentale, e fa un lavoro notevole, e noi abbiamo collegamenti anche con Ron Coleman in integrazione con la Carozza e con il Dipartimento di Salute Mentale. Va bene, io poi mi sembra interessanti i punti di Rossi, e sono d'accordo con la Maria Grazia, dobbiamo incassarci.